Presentato il progetto del Monte Spaccato, che vuole essere la prima società calcistica di Roma ad azionariato popolare. Il servizio di Davide Vannucci. Questa è la storia di un'araba fenice della vittoria dello sport sull'illegalità. Monte Spaccato, periferia romana. Nel 2018 la società di calcio viene posta sotto sequestro dopo un'indagine per mafia e la gestione passa ad Asilo Savoia, azienda pubblica impegnata nel sociale. Adesso viene restituita alla comunità con il lancio di un programma di azionariato popolare. È il modo migliore per festeggiare il Natale di Roma e restituire finalmente questa polisportiva al suo quartiere e alle sue comunità. Talento e tenacia per far rinascere il quartiere attraverso il calcio e le altre attività sportive come la palestra della salute e quella della legalità. Quote sociali accessibili a tutti. Basta un euro. L'obiettivo è raccogliere 1 milione anche grazie ad imprese ed enti no profit. Un modello, quello dell'azionariato popolare, che potrebbe essere imitato dai club indebitati della nostra Serie A. In paesi più evoluti del nostro, comunque diversi dal nostro, prendo la Germania, l'azionariato popolare è un fattore visibile, significativo, addirittura è una regola. Questo azionariato popolare, per salvare, per dare continuità a queste società che veramente hanno costruito una rete coinvolgendo tante tante persone, diventa molto importante un noi. E qui si sta celebrando un noi.